Sono benvenuti e bentornati a questa nuova puntata in cui sono presente, finalmente mi sono mancato, di te la verità. Sì, cioè tu torni dopo il periodo di quarantena, pandemia, eccetera, eccetera, fai una puntata, sparisci di nuovo per qualche motivo, poi ti ripresi e fai quello che vuoi, Si chiama farsi desiderare. Esattamente, infatti questa sarà... La cosa triste è che sta funzionando. Sarà la puntata con meno visualizzazioni di tutta quanta la stagione. Anche perché ricordiamo che i podcast non si guardano, ma si ascoltano. Si ascoltano. Però comunque sono puntate come... Facciamo la sigla. Solo per fare le gag, come spreaker, sempre. La sigla. Allora, bene, e andiamo così, abrupto? Ma partiamo? Sì, a Bruco. Mila. E di cosa vi parlo io? Io, allacciandomi al discorso che abbiamo fatto l'altra volta io e Corvo, e non Tucano, perché sottolineiamo non c'era Tucano la volta scorsa, lo ribadiremo ogni volta che ce ne sarà l'occasione. Sì, sì. Sarei potuto essere lì per difendere la PlayStation 5, ma indifendibile. grazie, signore. Sarei potuto essere... Volevo parlarvi di un piccolo gioco, tra moltissime virgolette. Voi non potete vederlo perché, come dicevamo prima, non è un canale visivo questo, okay. Tra tantissime virgolette, perché in realtà di gioco non si può parlare, perché non lo è. Allora, piccola premessa, stavo spulciando Steam qualche giorno fa e mi sono imbattuto in questo... chiamiamola applicazione, ok? Che si presenta come un building game, quindi un gioco dove devi costruire cose che a me piacciono tantissimo, nel senso io ci perdo sopra ore della mia vita a fare Facciamo le cazzate. Un esempio di due o tre big quelli lì. Ma in realtà... Tipo SimCity. Bravo, più o meno, ok. Ah, tipo il immortale Roller Coaster Tycoon. Bello. Senza la componente gestionale, quindi soltanto la componente building. Tipo quel giochino dove devi costruire il ponte perché la macchina ci passa attraverso e tipo i primi livelli sono strafacili. Poi. Esatto. Ah, ok. Che poi sono delle meccaniche che sono introdotte anche in un sacco di giochi, per esempio lo stesso Minecraft, c'è gente che diventa stupida a creare i palazzi e gli edifici più impensabili. Tipo Fortnite. No. La risposta non è mai sì a questa domanda, mai. Tipo no. Bene. Qual è il punto? Che costava 5 euro, ho detto che fatti, li butto via. Ma tieni via 5 euro, tanto che se ne frega. Beh, è una cosa spettacolare. È una cagata perché non c'è assolutamente niente da fare. Il gioco è in accesso. Ma che decidi di dirci il titolo Townscaper, di questo gioco? Bravo, hai ragione. Il gioco si chiama Townscaper, è uscito nel giugno del 2020, 30 giugno 2020, ed è stato sviluppato da Oscar Stahlberg, che dovrebbe essere svedese, se non ricordo male. Adesso ve lo dico. Svedese. È in accesso anticipato attualmente, sono come previsti degli aggiornamenti. 98% dei giochi su Steam. Però questo ha delle recensioni bellissime, un sacco di download e sono previsti degli aggiornamenti, okay. Che francamente secondo me non servono. Qual è lo scopo del gioco? Costruire? Assolutamente nessuno. No. Non c'è un obiettivo, vieni catapultato all'interno dell'ambiente di creazione nel momento in cui lo apri, non puoi selezionare nulla, l'unica cosa che puoi fare hai... L'ambiente di sviluppo è tipo un mare infinito gestito a griglia. Ok. Quindi hai i cubotti, i quadratoni, sì, su cui tu puoi costruire edifici impilandoli uno sopra l'altro. Non puoi selezionare il tipo di edificio, puoi semplicemente selezionare il colore dell'edificio che verrà fuori. E il gioco funziona per costruzione procedurale, per cui in base a come tu posizioni gli edifici, il gioco capisce che cosa vuoi costruire e te lo costruisce. E vi assicuro che è una cosa che dà una soddisfazione infinita, mettere due cose una sopra l'altra dicendo voglio costruire un faro e ti spunta fuori un faro. E se volevo costruire la torre di Pisa? Se volevi costruire la torre di Pisa e metti i blocchi messi, adesso non è questo il caso, però metti i blocchi messi di diagonale, ti viene fuori. Se vuoi costruire... Ma ti viene fuori? Ma nel senso, mentre la stai costruendo è qualcosa che non assomiglia a un faro in quel caso, però poi metti l'ultimo blocco e si trasforma in un faro. Bellissimo. Bellissimo. Con una grafica minimale, semplicissima, non lo so, ci ho perso sopra, l'ho scaricato 2 giorni fa e penso di averci perso sopra qualcosa tipo 12 ore, perché è bellissimo, ti rilassa in una maniera incredibile, per favore compratelo perché voglio degli aggiornamenti su questa cosa, grazie, ciao. Sto guardando in questo momento delle immagini, il nome. È molto... Townscaper. È
È molto colorato. È molto colorato, sì. Molto... È uno di quei chill game dove lo apri per buttar via mezz'oretta e rilassare i nervi, praticamente, no? E la cosa bella è che, appunto, io avevo cominciato a provare a mettere giù delle cose, fare delle cose, e poi a un certo punto mi sono chiesto, ma... Vedendo che, tipo, chiudendo un blocco di edifici circolare, mi spuntava in mezzo il giardino con gli alberi e veniva tipo il cortile di una villa. Ho detto, ma cazzo, ma allora quante robe si possono fare? Sono andato a cercare una guida, si possono fare 800.000 robe se tu sai come posizionare bene i blocchi. Pazzesco. Ed è bellissimo. E poi, tipo, se hai abbastanza edifici, cominciano ad arrivare tipo gli uccellini, le farfalle, strabello. Ma domanda, una volta che io ho fatto un edificio, tipo, hai fatto il faro, no? Il faro puoi prenderlo e spostarlo, no? Lo puoi solo cancellare. Ah, okay. L'unica cosa e che tu puoi fare è posizionare e cancellare. E poi costruirci attorno al faro e il faro diventa a sua volta un'altra cosa. Sì, se tu aggiungi dei blocchi intorno del un super faro dello stesso colore, cambia la tipologia di edificio. E niente, è stracarino. E se ci mettono, diciamo, tra virgolette, uno scopo, quindi diciamo un mezzo obiettivo, e ci aggiungono qualcosina, potrebbe essere una figata pazzesca. Ma c'è anche un modo di interazione, nel senso, vado a vedere quello che hanno costruito gli altri giocatori? C'è la community su Steam dove c'è gente che pubblica le sue creazioni. No, però cioè, non è che puoi non andare a visitare, assolutamente no, assolutamente. E quello sarebbe carino, lo facessi. E tra l'altro, essendo così tanto semplice e lasciandoti così tanta possibilità di costruzione, e però che diventa effettivamente pochissima possibilità di costruzione, perché veramente puoi soltanto posizionare e cancellare, basta. E se tu crei qualcosa e vuoi salvarlo, te lo salva come file di testo, cioè anche il file di salvataggio è semplicissimo, te lo salva nel blocco note e lo puoi riaprire perché è un SID alla fine, e basta, tutto lì. Molto carinissimo, è carinissimo. Ci sono quei tipi di ispirazioni che magari se prendono piede portano ad avere tanti soldi, perché hanno costo praticamente zero. Esatto, esatto, di manutenzione, esatto. A livello di programmazione hanno quasi nulla. E ho letto adesso qualche articolo e sembra che ci siano degli aggiornamenti in arrivo abbastanza corposi, che aggiungeranno un tot di cose che si possono fare, eccetera eccetera. E se volete qualcosa, appunto, per distendere i nervi, perché secondo me l'obiettivo è proprio quello di questo gioco, buttate via questi 5 euro, ti fa rilassare, molto mettetevi figo a costruire con della musica di sottofondo e vi divertitevi, passatevi, fidatevi, basta. Volevo semplicemente... Bene, bravo... Sgrandenberg. Mi ho dimenticato come si chiama. Grazie, amico svedese. Ikea. Niente. Ma bravo anche il nostro amico su Fever che ha fatto gli stacchi. So padronare ormai questa cosa al 1000%. Guarda, lanciamo stacchi come... Sottolineiamo che li abbiamo pagati. Esatto. Questo perché bisogna farlo sapere. Bene, giusto per dire qualcosa, sì. Tocca la mia volta, quindi a sempre. Proposito di costruire, parlo di una serie TV che non c'entra un cazzo per costruire, però l'importante è essere, esatto, sicuri di sé. E perché sono tornato ad essere incoerente con il me passato che diceva di non voler guardare più le serie TV Marvel perché sono un prodotto che serve solo per accalappiare un certo determinato tipo di persone che vogliono andare avanti con la Marvel perché c'è solo la Marvel, eccetera. Ed è vero. E nonostante io abbia detto questo e abbia guardato WandaVision, abbia detto, beh, carino, però The Falcon e Winter Soldier mi sembra una grande cagata e aspetto Loki, ho guardato anche, cioè proprio non sto guardando anche The Falcon. Quindi si può dire che, per citare comunque una certa fetta di popolazione, la Marvel ha fatto anche cose buone. Ha fatto anche cose buone, e quindi sono qui per parlarvi brevemente di questa mia prima esperienza, delle queste le prime tre puntate, certo, di The Falcon and the Winter Soldier. Posso dirlo? The Falcon and the Winter Soldier? Ma diciamolo. Possiamo dirlo. Allora, molto brevemente, 6 puntate, quindi molto asciutto, da però questa volta 49-59 minuti, okay, a differenza di quello di WandaVision, che erano leggermente più rapide. E è una serie TV che, appunto, basata sui personaggi di The Falcon, che è il supereroe con le grosse ali d'acciaio che sa volare, che appunto era il support principale di Capitan America, e il soldato d'inverno, ovvero Bucky, il miglior amico
del vecchio Capitano America. Nonché nemico. Nonché anche nemico per un po', gli hanno fatto il lavaggio del cervello, se vi ricordate, e poi però era ritornato buono, quello con il grosso braccio d'acciaio. E, non era tra l'altro per colpa sua che è scoppiata tutta la Civil War? Era per colpa sua, sì, perché gli avevano detto le parole, sussurrato le parole randomiche all'orecchio ed era diventato lo scagnozzo di quella coppia di italiani. È molto silenziosa. Una frase che non direbbe mai nessuno. E, è ambientato appunto dopo le vicissitudini di Endgame, quindi il nostro Cap America non c'è più, e ha donato lo scudo, se vi ricordate, a Falcon, sì, che ha deciso di darlo via, nel senso, ha detto come ogni buon amico che qui fa un regalo sentito, dice bello bello, me lo riciclo l'anno prossimo, esatto, perché dovrei essere io il nuovo Capitano America, non sono degno, quindi cosa faccio? Rifiuto quest'onere. E sì, quando scelgono un nuovo Capitano America, ovvero la versione cinese, davvero, andatevi a vedere l'attore che interpreta il nuovo Capitano America, è stato scelto chiaramente appositamente, sembra quello vecchio però più brutto, fatto male da dei bambini e ha funzionato questa cosa nell'internet, perché esatto, prima che uscissero le ultime puntate ho visto gente che si accendeva rivolte, ma cioè, è appositamente, sì, creato, chiaro, per questo, chiaro. Quindi James.org che ha fatto 6 milioni di dollari in quei due giorni lì, qui non è stato bravo dopo. E chiaramente appunto dopo aver rifiutato il dono è andato a un'altra persona, lui se ne lamenta e chiaramente dice che questo nuovo Capitano America non è degno, eccetera eccetera. Ma questa serie rispetto appunto a quella di WandaVision è molto più classica, nel senso è molto più action, molto più combattimenti, ma anche molto più introspettiva, perché andiamo a conoscere il personaggio di The Falcon e anche quello di Bucky un po' più a livello psicologico, tra virgolette, perché loro erano scomparsi nel blip e quindi sono poi ritornati una volta quando blippato, quando il blip è terminato, fatto quello che ha fatto, esatto, quando il grande maestro Splinter ha deciso di portarci in vita tutti quanti, certo. E anche qua molto brevemente, che il filone principale è quello che c'è una specie di rivoltosi, di terroristi che si chiamano i Flag Smashers, che sono guidati da dei giovani rivoluzionari che hanno praticamente rubato il siero dei superuomini, che è stato creato di nuovo, oppure non si capisce ancora se c'era rimasto un po' di quello vecchio in rimanenza da qualche parte. E stoccato da qualche parte. Quindi loro due partono un po' in antitesi in confronto di Capitan America nuovo, che ha delle sue modalità rispetto alle loro, poi non vogliono collaborare con lui perché vabbè, e quindi per adesso sono tipo in Sokovia, in un posto stranissimo in cui vige una super illegalità, tipo un Las Vegas, però dove è sdoganato il fatto che puoi fare tutte le cose illegali che vuoi. E perché la Sokovia non è distrutta? Sì, sì, so, okay. Ma mi viene una roba simile, completamente esplosa, come nome, però meteorite gigantesche, tipo. Sì, però non mi viene in mente. E c'è tutta la questione che questi rivoltosi ce l'hanno con il fatto che quando c'è stato il blip, ok, quindi quando sono scomparse un sacco di persone, ci sono stati un sacco di posti vacanti, chiaramente proprio a livello logistico di organizzazione bisognava andare a riempire dei posti che non c'erano più. Quindi tutte quante le barriere tra stati, tra comunità, si sono un po' abbattute in modo da andare a riequilibrare quello che era il mondo, no? E quindi questa cosa qua è stata vista anche da un punto di vista positivo. C'era più spazio per le persone. Che è quello che voleva Thanos. Che è quello che voleva Thanos. Quando hanno riblippato la gente indietro, c'era, e hanno detto, bene, vi rigarantiremo il posto che avevate, eccetera, però quel posto lo occupa altra gente. Chiaro. Quindi c'è stata tutta una questione di riandare a ricollocare le persone, e praticamente questi rivoltosi vorrebbero riportare il mondo al blip perché si stava meglio. E quindi c'è questo. E quindi in sostanza Thanos aveva ragione. Sì, da quello che sto capendo io. Tornando sempre indietro, anche Thanos ha fatto delle cose buone. Esattamente. Che e comunque anche ci trova una certa similitudine con il personaggio che stiamo citando. Sì, diciamo che anche nelle fattezze. Sì, questo mento alto. Sì, sì, sì.
non so se magari su voglio tank. Provare a capovolgerti. Era una roba mia che pensavo. Sì. Titano, prima che il pianeta era pieno di paludi, prima che arrivasse. Dicevano così, ma era una cutscene. Ma questa è un'altra storia. Sì, sì. Non siamo se qua. Prendi il DVD, c'è anche quella scena lì che sì, poi hanno. Però devi metterlo al reverso. Reverso, perché. E niente, aia. Quindi c'è anche questa tematica un po' più, se vuoi, sociale, che ci puoi leggere dentro, ma in realtà per la maggior parte del tempo si prendono a cazzotti e chiaramente molto action come serie. E Metacritic e quindi anche IMDb gli danno un 89%, quindi è stato ben accolto. E è fatto bene perché hanno speso anche più budget rispetto a WandaVision. E l'unica cosa è che il personaggio di Bucky è un classico personaggio tutto un po' burbero che sta cercando di riconoscere se stesso, eccetera, perché okay. Tipo lui ha 100 e passa anni. Il personaggio di Falcon e l'attore soprattutto a me non piace, è molto piatto come personaggio. Quindi secondo me la storia è interessante, però loro due che sono i protagonisti sono poco protagonisti, sono poco carismatici e... Secondo me hai toccato un punto corretto, che era quando si guardava Avengers Endgames. Avengers Endgames e... saltava all'occhio subito che c'erano dei personaggi o degli attori che avevano il ruolo di protagonisti sui protagonisti. Esatto. Cioè personaggi che potevano sopportare, tenere sulle spalle il peso di un film che aveva una quantità esuberante di star comunque o di personaggi critici da gestire. Sì, esatto. Tipo Captain Marvel. Tipo comunque Downey Jr. o comunque lo stesso Chris Evans o tante macchiette. Erano degne di avere un film... sulle spalle, perché già venivano da film personali, splittandoli così e non voglio dire riciclandoli, però in fin dei conti sì, poi vero, quello creando dei film secondari su personaggi che di per sé erano secondari, si rischia di andare incontro al l'ho sempre visto come secondario, per il mio cervello rimarrà sempre secondario e magari prima era secondario per un motivo. Cioè... ma lo è secondario, nel senso, cioè, anche se vai a prendere anche i cicli di fumetti, sono quei personaggi a cui non è stato dato lo stesso spazio rispetto agli altri. Sì e no. Cioè, nel senso, rispetto alle altre persone che figurano all'interno di questi cicli narrativi qua, non è stato dato lo stesso spazio di storia anche a livello fumettistico. Okay. Tu che a che puntata sei? Insomma, ne ho vista la metà, ne ho viste tre. Ok. Allora direi che magari questo discorso qua lo ritocchiamo. Possiamo quando riprenderlo, l'hai finito, perché secondo me ci sarebbe da parlare. Comunque, se ti ricordi, l'attore che fa Falcon, sì, che è Anthony Mackie si chiama, è lo stesso che ha dovuto prendere il ruolo di protagonista nella seconda stagione di Altered Carbon, stagione che poi è stata cancellata, non dico altro. No, bravo, però, cioè, se poteva far ti, meglio, chiaro. Ti ricordi che la prima stagione aveva un personaggio principale, quell'attore di cui non ricordo il nome, che secondo me era super carismatico. Che super quello bravo. Che poi farà Suicide Squad, tra il prossimo. Ah, squad. Fantastico. Farà il tizio, la gente, mi sembra che fa la gente, che poi si mette tipo la maglietta gialla... supereroi non conosco, scusate, perdonatemi. Vabbè, comunque lui era molto bravo e secondo me aveva alzato tanto il livello. Quando è arrivato lui, il personaggio che era sempre lo stesso ha perso di carisma. Comunque appunto quando finirò la serie ve ne riparlerò. Sì, ne riparliamo, perché secondo me ci saranno alcune cose di cui parlare. Questo era il rumore che fa lo sforzo di lanciare uno stacco. Lo stacco, sì. Lancialo come lo lancerebbe Ezio Greggio. Gli stacchi! No, non riesco a fare le veline, però. Non va fuori metrica, fuori metrica. Lancialo come lo lancerebbe il Gabibbo. Lo stacco! Direi che può bastare. Splash! Prima avete detto una cosa interessante, la frase che dicono a Winter Soldier, no? Quella coppia di italiani è troppo silenziosa. È molto silenziosa. Caso dei casi è esattamente l'argomento che porto io oggi. Ovvero siccome mi ero collegato all'America, stavo pensando all'America e al patriottismo, che non c'è niente di più patriottico di Capitan America, appunto. E
avevo pensato un po' alla visione americana, qualche argomento collegato all'America, e ho pensato allo stereotipo italiano in America. Quindi io volevo parlare con voi di un po' di stereotipi tipo e un po' meno tipo che non conoscevo degli italiani in America, ma comunque fuori dal mondo in generale. Fico. E magari parlando, secondo voi, se è vero o se è una cazzata immane, come secondo me, cioè, certe cose, oppure il perché magari queste cose vengono attribuite all'Italia intera, del cui io ho anche una mezza teoria che secondo me è questa. Vai. Prima, anche più famoso, gli italiani sono sempre alla moda. Sono sempre alla moda? No, cioè, secondo me non è vero. Allora, rispetto a chi? Cioè, questo stereotipo visto rispetto a chi? Perché negli Stati Uniti posso capire perché venga detta questa cosa. Sì, perché quando dicono, quando vedono il vestito di moda, è quello italiano. Cioè, in Italia sono molti marchi di alta moda. C'è anche il discorso che si presentano a lezione, tipo alle superiori piuttosto che al college, tendono a presentarsi a lezione in pigiama. Ah. Cioè, in ciabatte, felpone lungo e pantaloncino corto, praticamente come se si sono svegliati dal letto. Credo comunque che sia una cosa che si rifà molto agli anni 50, 60, 70, in cui... c'era una certa etichetta nel vestire, esatto, che comunque c'è ancora da noi, nel senso non è non siamo così tanto liberi, no, però dal, sai, punto di vista espressivo in quegli anni lì, l'uomo era giacca, camicia e cravatta, fine. E chi è che faceva quel tipo di cose meglio a livello qualitativo e di tutto? Eravamo noi, certo. Comunque tutti i vestiti che portano le star o su red carpet eccetera sono però all'80% collegati a un marchio italiano. Esatto, c'è da dire, abbiamo tanti marchi italiani che hanno fatto la storia nel mondo, diciamo, della che tra moda, Italia e Francia principalmente. Sì, esatto. Anche se in realtà con tutto l'avvento dello streetwear che c'è adesso, è anche il Giappone e l'America stanno c'è stato però un'inversione di tendenza, nel senso la parte commerciale, cioè se noi ci guardiamo che cosa abbiamo addosso in questo momento, io non ho un capo italiano addosso, non so voi. Vabbè, quello sarebbe da aprire un'altra parentesi, cioè, del fatto che tutti i capi italiani non sono effettivamente capi italiani. No, però anche, okay, anche fossero, avessero un nome italiano, cioè nessuno viene addosso sì, un capo. Secondo me più che alla moda viene percepito come elegante, nel senso che c'è un pochino più di attenzione al dettaglio e al vestiario rispetto a quello che può avere l'americano medio, per intendersi, perché veramente per loro è molto frequente, se ascoltate le storie di chi viene a fare tipo gli scambi culturali qua o chi va da loro, molto frequente presentarsi a lezione, a scuola, in ciabatte e felpone e pantaloncino. Cioè proprio come se fossero appena usciti dal letto, perché tanto è per loro come così. Dimenticare il famoso Emporio Armani. Esatto. Vabbè, tutti gli italiani amano il caffè, la pizza e la pasta. È vero, è vero. Tendenzialmente purtroppo, cioè purtroppo per fortuna è così, nel ma senso credo che chiunque assaggi il caffè, la pizza e la pasta che facciamo noi in Italia non può dire che allora, sono cattivi. Allora, pizza e pasta è facile. Secondo me sul caffè ci sono delle riserve, nel senso che tanti di noi che lo bevono, a tanti di noi che lo bevono non piace, però ci piace l'idea del caffè, il momento di pausa, bere una cosa assieme veloce che ti ricarica. Poi alla fine il gusto del caffè non è per tutti, è una roba super amara, al quale già mettere lo zucchero, tipo mettere tanto zucchero nel caffè è un controsenso, tu lo bevi perché è amaro, perché è la tipicità del caffè. Diciamo che comunque è più difficile trovare un italiano a cui non piaccia il caffè piuttosto che trovarne uno a cui piace effettivamente il caffè. È vero. Poi è chiaro che non si può fare tutta l'erba un fascio, così come la pasta, c'è gente che magari... Occhio a dire prezza. Fascio troppo veloce, anche perché si arriva subito. Gli italiani gesticolano un sacco. È un podcast, non potete provarlo. Sono fastidissimo. No, è super vero e non ci possiamo fare assolutamente niente, ma sono contento. Sono contento che sia così. Perché assolutamente, perché dà enfasi al discorso e chi non lo fa... Provate ad osservare una comunicazione senza audio di due americani che parlano, sembra che stiano comunicando col pensiero. È vero. Quindi viva il gesticolare. 4. Gli uomini italiani sono molto curati. Anche qua dipende rispetto a chi. A che standard, esatto. Dipende rispetto allo standard di chi, perché è vero comunque, cioè, se prendi... No, raga. No,
più che altro si parla di curati, nel senso sempre il capello tagliato ogni settimana o quel che è. Secondo me si parla sempre della figura dell'italiano da film, questa cosa qua, sì, e non è assolutamente quello della pubblicità di te con Cengabana, sì, io ripeto che secondo me dipende tanto chi prendi in considerazione, perché se questa cosa qua, anche questa, è uscita dalla bocca di una persona che vive negli Stati Uniti, personalmente ti posso dire magari sì, è anche vero, nel senso che posso capire perché la percezione sia quella. Però più si esce dal centro città, più si trovano quelli che si lavano i capelli con la miscela 2%. Ma certo, ma chiaramente, poi ripeto, è inutile fare tutta l'erba. Beh, sta diventando vecchia questa battuta, eh? Sì, circa attribuita a un ventennio in particolare, ma questo è un altro discorso. L'italiano è la lingua più passionale del mondo, in competizione col francese. Questo secondo me non stanno a definirlo, perché non possiamo non giudicare. So. Però secondo me non suona benissimo l'italiano. Anche secondo me, specialmente l'italo-americano suona veramente male. È che è stato idealizzato, perché alla fine sì, per, è una lingua dura, non è una lingua particolare. Che vado... Cioè il francese forse è più... Vado a connettere direttamente alla 7, che però vorrei sfatare che gli italiani parlano come Super Mario. Assolutamente no, perché la gente... ma tutt'altro. Ma veramente nessuno parla come Super Mario. E come si chiama? Gli italiani... mamma, fammi una pasta! Gli italo-americani... probabilmente sì, nel senso anche lì, capito? Dipende sempre da dove la vai. Sì, dopo lì è tutto un aspetto di enfatizzare qualcosa, come quando noi enfatizziamo un accento inglese per qualcosa, quello francese. Neanche i francesi hanno un accento così, però noi lo enfatizziamo per far capire che stiamo parlando il francese. Beh, è chiaro. Stereotipizzazione. Gli italiani non sanno guidare. Io non, questa non la sapevo. Allora, io credo che sia perché chi ha scritto questa cosa abbia avuto delle esperienze turistiche in luoghi in cui diciamo che il codice stradale è seguito, ma anche no. Sì, cioè, non so se cogli. Ma lasciamo, un velo bianco qui. Sì, lasciamo una interpretazione, pagina. Poi sta... A voi la penna per scrivere su questa pagina. Esatto. Sì. Però secondo me no, nel senso, poi non so. Gli italiani sono dei mammoni. Assolutamente. Vero. Sì, verissimo. Non so come siano gli altri, però noi siamo dei mammoni. Ci sarebbe da spezzare un po' una lancia anche qua a nostro favore, secondo me. Nel senso attaccati comunque tanto alla famiglia. Sì. Va bene. Famiglia. Cioè, abbiamo anche meno possibilità di diventare indipendenti in vero? Età utile. Anche perché le case in Italia, cari americani, non costano e non sono fatte di cartone. Esatto. Ma al di fuori gli stipendi e le possibilità lavorative non sono pari a quelle di un americano, per prenderne uno su tanti, ma prendiamo loro perché vabbè, la cultura americana è quella forse un pochino più conosciuta per un discorso di globalizzazione. E loro a 21 anni hanno un lavoro che gli procura, per quelli che hanno studiato e sono passati al college, hanno un lavoro che potenzialmente gli procura uno stipendio a 6 cifre annuali, e quindi capisco anche perché dicano divento indipendente, vado a farmi la mia vita. Sì, e poi tendenzialmente a noi piace vivere in delle case che appena passa un po' di vento rimangono su e possiamo continuare a viverci, non senza doverne comprare un'altra. E se tipo alle ruote li chiamiamo camper, non è che li mettiamo in mezzo a una palude e ci viviamo l'estate. Anche perché le nostre paludi sono tutte bonificate. Assolutamente. Grazie, super. Grazie, Thanos. Madonna. Gli italiani sono rumorosi. Questa cosa dite voi e non è assolutamente vera. Secondo me non è vero per il cazzo. No, è vero, è assolutamente vero, sì. Parliamo con un tono di voce veramente altissimo, alto, senza accorgersene, e le persone di noi che parlano normale parlano alto rispetto alle persone inglesi o tedesche. Assolutamente, sì. Quindi immaginatevi un italiano che viene considerato da altri italiani come una persona che parla con tono di voce alto, quanto è rumoroso. Tipo mia madre quando parla al telefono potrebbe parlare col telefono spento perché lo sentirebbe comunque l'interlocutore. Gli italiani sono amichevoli. È vero, sì, siamo molto accoglienti. Sì, fin tanto che non li critici su qualcosa, perché siamo molto permalosi. Molto permalosi. Non so se sia un altro però punto, sì. Però, cioè, no, chi però più chi meno, differenze tra nord e sud, soprattutto sud magari un pochino di più come ospitalità, eccetera, però in generale siamo molto conviviali. Sì. Gli italiani hanno una salute fragile. Io questa non l'avevo mai sentita. No, nemmeno io. Ma se siamo uno dei paesi con... Intanto vi sbagliate. Gli italiani possono permettersi di ammalarsi perché noi la sanità non la paghiamo. Esatto. Esatto. Cioè, se noi abbiamo un raffreddore non dobbiamo far finta di niente, perché altrimenti andare dal medico mi costa come 4 mesi di stipendio. Esatto. Se un mio cane si rompe la gamba posso chiamare l'ambulanza, mi costa $200. Ma...
Sì, e 200 è il fatto ottimista che, comunque. Il fatto che siamo entrati per primi nel Covid, dobbiamo ancora uscirci, usciremo per ultimi. Non è dal fatto che siamo tendenti ad ammalarci, è no, il fatto è che non sappiamo gestire le malattie. Ma no, ma è proprio il contrario. Ma anche il fatto che ci ammaliamo, stiamo talmente bene che siamo un paese con un'età media vecchissima, perché qua la gente dura, non è che muore a 60 anni, siamo vecchissimi. Sì, sì, abbiamo... Quindi, cioè... credo che l'età media del paese sia 60. No, è 60 no, però... Non lo so, però so 40, che siamo tanto in là, siamo lì in lizza col Giappone. Adesso capire, controllo quindi... finché vai là. Assurdo, tra l'altro, che il Giappone sia... vitalità. Perché? Beh, ha tipo il 90% dello smog mondiale. Nelle metropoli. Sì, quello per, cioè, per il resto credo che siano... Cioè, il Giappone, tra l'altro, è molto simile a noi come clima, nel senso che più o meno... No. Non vorrei dire una cazzata, ma siamo sullo stesso livello. Sì, credo di sì, a livello di... E quindi anche quello, secondo me, ci gioca. Comunque, dall'ultimo censimento italiano, che dovrebbe essere avvenuto... No, secondo me è un po' più basso. Poi, forse sì. Nel 2018 l'età media in Italia è di 45 anni, ci sono 5 anziani per ogni bambino. Hai capito? Minchia. Quindi morite prima e figliamo di più. Cioè, per dire, esatto, e quindi quando succede questo tipo di fenomeni qua, chiaramente noi la soffriamo particolarmente. 12, che mi ha fatto trarre la mia conclusione principale del perché ci sono questi stereotipi, è: in Italia fa sempre caldo. No, cioè, anzi, in una parte d'Italia anzi, si sta particolarmente bene a livello di temperature, quello sì. Nel sud Italia comunque difficilmente si tocca. Sì, a parte che mi sembra qualche mese fa, tipo a Roma nevicava. Sì, poi ci sono chiaramente le eccezioni. Comunque no, nel nord Italia fa molto freddo. Sì, fa freddo. Specialmente nel periodo invernale. E questo mi ha fatto pensare che dovuto a comunque gli anni 20 c'è stata questa... anni 20, sì, la grande migrazione di massa. Sì. Di tutti gli italiani, specialmente del meridione. Sì, esatto. Quindi questo stereotipo si è creato in base alla figura dell'italiano del sud. Ma sì, ma perché appunto... E infatti tanti rispecchiano, non che non ce l'abbiamo anche noi del nord, ma l'attaccamento alla famiglia così forte, il parlare tanto forte, gesticolare tanto, il caldo, l'essere sempre comunque canottiera, sono... caratteristiche da attribuirsi all'italiano del sud, amplificate comunque, esatto, nel sud Italia, certo. Cioè, se credo che se un americano o uno straniero pensa a una città italiana, pensa subito a Napoli, comunque qualcosa che sta sul mare, capito? Napoli, vero. Cioè, di solito nell'immaginario popolare oltreoceano Napoli. Pensano a una città marittima, col Venezia sole. Al massimo può, sì, essere del nord. Cioè, se tu gli fai vedere Torino, non ti dicono, ma no, non è in Italia, è impossibile, capito? Ma anche tipo le Marche. Sì, ma... qualcosa comunque di super campagnolo. Ho visto il video di una tizia che si è stupita di scoprire che l'Italia ha le montagne. Cioè, la catena delle Alpi è tipo, penso, la seconda catena montuosa più alta del mondo. Ma sono anche meno. Gli Appennini. Non so, una roba del genere. Mi sembra sia la prima d'Europa. O d'Europa, esatto, sì, una cosa del genere. Non comunque, cioè, non è l'ultima degli stupidi, capito? Sì. Mica le Ande. E vediamo se riesco a trovare qualcos'altro. Ho trovato un altro link. Comunque sì, è vero, cioè, la migrazione era stata prevalentemente a carico del sud Italia, per cui poi tutte le comunità di italiani all'estero che si sono sviluppate da lì in avanti sono state molto circoscritte a elementi del sud Italia, quindi. Sì, sono appunto le persone che hanno volenti o nolenti esportato quegli stereotipi che poi si sono creati, ma è normale. Ecco, questo non mi ha parlato. I maschi italiani tutti lati d'over sciupa femmine. Allora, siamo sicuramente più aperti dal punto di vista delle relazioni rispetto, più, ma secondo più me vicini al sangue latino, la rispetto è, che è più reverse, cioè nel senso che magari la femmina magari americana prende come affascinante un maschio perché è italiano, ma noi non siamo affascinanti. C'è l'affascinazione semplicemente dell'esotico, tra virgolette, no? Quindi... ma anche la spudoratezza, cioè c'è più propensione al rapporto personale rispetto a quello che puoi trovare uno a caso. Sì, è che secondo me il fatto che magari ti salutiamo dandoci un bacio sulla guancia è una violazione dello spazio personale che loro hanno. Capito, sono meno intimi rispetto a noi, meno inclini a conoscere persone nuove, meno inclini a stringere nuove relazioni, mentre cioè un italiano medio, se la sera in discoteca vede una che gli piace, ci prova, appunto, certo. Poi gli va male, chi se ne frega. È un pochino più spudorato forse, ecco, mettiamola così. Credo che sia questo
il perché si sia creato questo tipo di stereotipo qua. Può essere. Che è sempre legato al discorso dell'ospitalità e della convivialità, comunque, se ci pensi. Stesso ambito. Non saprei altra lingua di fuori dalla mia. Cioè? Cioè che gli italiani sono molto poco propensi ad imparare l'inglese o comunque altre lingue. Secondo me questo è vero. Ma sempre per una questione che... Torniamo, come diceva giustamente Kiwi, al sistema famiglia. L'italiano è meno propenso a uscire dal confine italiano, cioè è meno propenso anche a livello di visualizzazione di dire wow, vedo la mia vita al di fuori dell'Italia e quindi mi interesserebbe imparare nuove lingue per andare... Esatto, più in generale siamo anche un pochino chiusi di mentalità forse noi come paese. Molto conservatori. Ok, ho tenuto la cartuccia finale per la fine. Reload. Abbiamo parlato di pizza, non parleremo di mandolino perché non so neanche come si è fatto un mandolino. Nessuno usa i mandolini. Vero. Mafia. Sì. L'accostamento Italia-mafia. Sì. Mi rincresce dirlo, ma è così. Cioè, nel senso, non possiamo passarci sopra, ma la mafia c'è e ci sarà per ancora tanti anni, purtroppo, perché e posso dire che è peggio di come la rappresentano, secondo me. Sì, perché è molto romanzata e soprattutto non è solo il sud. No, ho seguito, portate pazienza, ma ormai sono entrato nel triste magico contemporaneamente mondo di TikTok. Ho seguito una querella tra una tizia americana e una ragazza italiana. Però prima mi devi spiegare cos'è una querella. Perché per me è un po' il carioca da dissing, un vituperium, uno scambio di battute molto vivace. Acceso. Esatto. Ok. E tipo una volta, però è una bella parola, però battibecco. Un po' più acceso di un battibecco. Una baruffa. Nel senso che si è svolto così. Questa ragazza ha fatto delle battute circa la mafia e l'Italia, okay. D'accordo? Chiaramente non hanno la minima idea di che cosa si intenda per mafia, perché dal loro punto di vista i mafiosi sono quelli che pagami il pizzo e yeah. È un po' più grave di così la faccenda qua, cioè. D'accordo? Lei gli ha sticciato il video, quindi ha risposto al suo video dicendogli: per favore cercate di tamponare le battute sulla mafia italiana, perché comunque è un argomento che noi qua soffriamo parecchio e alcune famiglie soffrono particolarmente per questa, certo, cosa qua. La tipa ha risposto prendendola per il culo. Certo. Lei ha cominciato a fare battute sull'11 settembre. Indovinate quali video sono stati bannati? Quelli sull'11 settembre. Bravo. Beh, perché TikTok prevalentemente comunque è una cosa americana. È cinese. Ma se fosse perché tipo pubblico statunitense 80%, pubblico italiano 0,00. Ma semplicemente perché noi, io pubblico italiano omertoso, saremmo chiusi a cui di vedere mentalità, non frega un cazzo. Saremmo chiusi di mentalità un pochino e tutto quello che vuoi, però se si fa una battuta non siamo persone che se la prendono, per cui non è che stiamo a rompere i coglioni, sì, su ogni singolo stereotipo che viene utilizzato all'estero su di noi, d'accordo? Mentre gli americani, se tu provi a toccarli leggermente sul vivo, si incazzano e poi delle diciamolo iene. Noi al 80% non siamo patriottici, cioè no, noi del nostro paese ce ne frega come non ce ne frega niente, cioè, esatto. Se tu mi dici minchia la vostra bandiera fa schifo, io dico probabilmente sì, perché anch'io non avrei usato il verde. Probabilmente sì. Se tu vai da un americano e dici la vostra vita fa schifo, you know the stars of the country, detto così tra l'altro. E poi probabilmente non sa quante sono le stelle sulla sua bandiera, no. Però quello, esatto, è un altro discorso. E comunque è questo, cioè il senso è, capite, non è vista con c'è un filtro, certo, certo, con cui vedono questo tipo di fenomeno qua in Italia, al di fuori dell'Italia stessa. Quindi insomma, brutto. Secondo me la verità stava nel mezzo, si possono fare battute sia sulla mafia che su. Ma io sono d'accordissimo, infatti questa ragazza qua l'ha fatto giusto, ha semplicemente detto perché il tipo di battuta diciamo che non era particolarmente felice, e l'ha fatto più a scopo informativo, nel senso sappiate, siate coscienti del fatto che la mafia non è quello che pensate voi. E non è come ve la dipingono voi. Quello che voi vedete è la mafia da romanzo. Esatto. Più che altro fai battute, ma con sì, cognizione di causa. Esatto, cioè, sì, sai quello, sappi quello che stai per dire. Cioè non ha tentato di censurarla. Guardavo ieri l'ultima puntata di Kashmir Podcast, in cui parlavano del political correct, appunto, e di queste battute qua, in cui c'era una citazione indiretta a quello che è successo con Fedez e il suo discorso al concerto del 1° maggio, che dicevano: l'artista può assolutamente dire e fare ciò che vuole, ma ricordiamoci che dal momento che lo fa si prende la responsabilità di tutto quello che fa, di tutto quello che dice, e è tutto a carico suo. Certo. Cioè, a prescindere dal mezzo di comunicazione che hai usato per farlo. Quindi va benissimo che Fedez dica qualcosa, va benissimo che l'altro dica qualcosa, ma
va benissimo che anche il trapper dica uccido una puttana per strada, però deve sapere che ne prende le responsabilità. Esatto, cioè deve avere la consapevolezza di che quello che sta dicendo può avere determinata influenza. Esatto. E rispondere di questo. Esatto. Sì. E su queste note... buttaci uno stacco in mezzo, sgraviamo un pochino. No, smettila di chiudere. Ci vedo, smettila. Sono ossessivo compulsivo. Sono tre argomenti, tre stacchi. Giri, uno, due, tre. Li giri di puntata. Basta, stacco qua dentro, tre. Qua tanto ce lo metto io. Sono tre persone che parlano e li metti alla fine di ognuno che parla, quindi sono due stacchi. E la no, alla fine metti l'ultimo stacco e la sigla attaccata. Circolo, un po' di ritmo. No, perché si mette lo stacco e poi facciamo la chiusa. Stacco. E adesso facciamo la chiusa. Chiusa quale? No, quella vera. Stavi per stoppare, no, cioè, questa è la chiusa, questa è la chiusa. Adesso in cui tu ricordi che abbiamo dei social, sì. Puntualmente nessuno gliene frega un cazzo e sì. Niente, e poi si fa tipo lui che dice ciao, io dico ciao e tu fai dico ciao e... dopo prendo il mouse, vado su. No, poi tipo c'è un piccolo momento di silenzio e uno fa un verso. Ah! Poi ancora un po' di silenzio e poi parte la sigla vecchia. Esatto. Se ci ricordiamo di metterla, perché è importante che comunque si manda un ricordo del passato. Stavo tentando di mettere un po' di minuti così a caso. Ma va benissimo. Posso stoppare? Beh, secondo me. Stoppo? È pausa. Tre spoiler di un gran bel podcast. Che qui uno scemo tira gli ossi e parla, basta. Tucano muove il becco ma non dice niente. Corvo è un artista, mangia pizza sempre al dente. È una pausa su Trespol di cultura pop.